Bene a tutti ragazzi, per nome di questo video. Non so perché mi sono fermato quando ho detto bene a tutti ragazzi, ma ci sta. Oggi siamo qui in questo nuovo tutorial del pinch. Raga, il pinch non so in quanti di voi lo sanno fare, ma per chi non sapesse cos'è il pinch, sarebbe il sarebbe il rimpallo della palla con una potenza inaudibile. Cioè voi per fare questo rimpallo dovete toccarla allo stesso momento che la palla tocca il muro, e allo stesso tempo si causerà un tocco di lati velocissimo e prenderà velocità, e così andrà nella direzione in cui sarà libera, che non ci sarà un corpo. Proviamo subito il pinch. Questo tutorial l'ho fatto per voi, penso che lo metterò, il codice non lo so, penso che lo lascio in descrizione. Quindi niente, iniziamo ragazzi. Cosa per fare il pinch? Potete fare, per esempio, questo è un pinch, ma lasciamo perdere questo tipo di pinch. Dovete piogare l'auto e poi sbattete forte, quindi vi lasciate il boost secondario, ovvero questo. Però il primo lo usate, il secondo dopo, perché vedete, vi può restare massimo 3 secondi il boost secondario. Vedete? Guardate. 3. Ecco, vedete, appena fa il... avete perso il boost, raga. Questo. Quindi voi dovete mettere così e poi toccate. Poi non so, capo, come lo volete, in che direzione lo volete sparare il pinch. Poi è tutto in voi come lo volete sparare. Ok, poi dipende da voi raga, poi sono come lo volete sparare, sono gusti vostri. Io di solito lo sparo in questo modo. Ma questo, io sinceramente il pinch non lo uso quasi mai per tirare, io lo uso quasi sempre per crossare. O la cross centrale, quindi con il pinch centrale, quindi così. Oppure la cross laterale. Laterale dovete aspettare che tocca il muro e poi la toccate. Beh, causerà un tiro molto più potente di quello diritto. Però il tiro diritto è molto più figo. Vediamo se mi esce laterale. Eccola, così. Questo è il laterale. Arriva perfettamente quasi di fronte alla porta. Poi dipende dalla potenza. Questo è un perfetto tiro. Ok. Il pinch laterale comunque penso che sia un pochino più facile. Appena tocca, la slanciate potentissimamente dritto in porta. Però mi piace di più a me il pinch in centro. Quindi questo. Aspetta, ma non mi esce manco più. Ma perché non mi fai il doppio tocco? Questo a me piace molto di più. Questo tutorial è molto facile, cioè dipende tutto dalla potenza. Poi ci sono diversi tipi di pinch, anche così c'è. Vediamo se mi esce. Però non credo. Però questo qui mi viene proprio di fronte alla palla. Andate, cioè, vedete come viene. Io di solito non lo faccio mai così, perché sarebbe quasi uno spreco di turbo. E poi avete anche possibilità in meno che il pinch non vi esca. Quindi vi consiglio, eccolo questo. Vi consiglio sempre a farlo diritto. Poi se raga volete provare, però questo pinch vi dovrebbe venire meglio. Eccolo qua ragazzi, mi dovrebbe venire meglio, anche se viene con poca velocità, però vi viene molto meglio. Viene molto molto meglio, preciso, nel senso, parlo di precisione. 106 km questo pinch. Poi ragazzi, volete fare il pinch con stacco, quindi così, che praticamente sbattete. Come vedete vi lascia in volo, quindi dovete sbattere e poi toccate. Guardate che rimanete in volo. Battete e rimanete in volo. Poi ovviamente regolatevi col pinch. Eccolo. Regolatevi della velocità del pinch. Se il pinch arriva fortissimo non lo potete fare questa cosa. Il pinch però di solito arriva medium, quello che faccio io. Poi dipende dalla velocità di come. Eccolo così.
questo qui è il pinch, come vi ho detto io. Eccolo. Perfetto, questo, pure questo pinch è perfetto. Io di solito tendo a fare i pinch molto alti. Vedete, vengono belli alti, i miei, però i pinch non dovrebbero venire tanto alti di solito. Di solito i pinch non devono venire mai alti. Che se vengono alti, c'è un cross, che quello lì ve lo para, invece i pinch devono venire perfettamente. Anche questo, non è mica male. Oppure di iniziato in porta. Segna, l'ho fatto. Questo è un ottimo pinch. Io li faccio molto più a cross che a tiro. Di solito i pinch dovrebbero essere a tiro, però io li faccio molto più a cross. Li uso, ecco, io li uso molto più a cross i pinch. Stessa cosa riguardando il pinge da terra. Cioè, il pinge da terra appena tocca la palla gli fate un bel rimbalzino. Viene veramente bene il pinge se vi esce. Veramente stupendo. La pingete pure, guarda che pinge. Ovviamente questo tiro era infattibile. Perfetto. Quindi fate il primo salto, boom! E la spingiate verso il muro. Laterale però, raga, mi viene una perfezione, guarda che cacchio di tiro. Perfetto, a me viene proprio la perfetto laterale. Oh cazzo, mi sono perso. Perfetto. No, raga, il pinch toccando il muro è molto più difficile, quindi senza andare diritti. Andando diritti. Ecco, però vi viene una potenza. Viene con una potenza il pinch senza toccare. No, quello non mi è venuto. Vediamo se mi viene. Madonna che botta questo. Questo è proprio potentissimo. Un pinch di una potenza inaudibile, inaudita. Questo era pure un altro pinch spettacularis. Vengono sempre bene a me i pinch, però a cross, mai bene a... Ma vedete, guardate che pinch mi vengono a me. Non mi vengono benissimo, cioè questo sì, però di certo non mi vengono manco male. Ok, mi sto imparando anche a fare il freestyle bene, raga. Sto imparando a farlo anche veloce. Mi ci trovo. Ok, proviamo un bel cro. Quindi ragazzi, direi che il video di oggi può finire qua. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, commentate, condividete. Bella ragazzi.